Primo vero esame di maturità per la Giorgio Tesi Group che domani andrà a far visita alla Vanoli Cremona. Un eventuale successo permetterebbe ai biancorossi, che saranno privi di Magro e Infortunato, di archiviare il discorso salvezza e pensare, perché no, a regalare altre soddisfazioni ai propri tifosi, magari rincorrendo uno degli ultimi posti playoff. Se è vero, la mentalità deve essere quella giusta, i due arrivi spero che siano, per ora hanno dimostrato questo, che siano coinvolgenti, che diano la carica giusta, perché sul fatto che i ragazzi mettano tutto quello che hanno dentro ne sono sicuro ora e prima. Magari un po' più di estro, un pochino più di cattiveria, un pochino più di non mollare, molto ovviamente questi due ragazzi nuovi ce l'hanno dato e ce lo daranno. Io ci spero, vado, se fossi sicuro di non vincere starei la vostra TVL, però spero e ci proviamo. Per diventare grandi però c'è da superare l'ostacolo Cremona, squadra rivelazione della prima parte della stagione insieme a Trento, che è sì reduce da una striscia di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, ma rimediate con formazioni del calibro di Milano, Sassari, Venezia e Reggio Emilia, ovvero con le prime 4 della classe. Sapete quando ci tenga a Pistoia, quindi è sempre è un momento, è un guardare avanti, ma partendo dal passato, quindi guardo avanti Pistoia, ma ho il passato alle spalle. Squadra ben organizzata, cambiata rispetto all'andata, sempre ben allenata da Paolo, che ha la fortuna e la capacità di proseguire nel tempo il suo metodo, il suo stile, e questo lo si vede in mezzo al campo. Noi vogliamo reagire in un momento, come hai detto tu, di sconfitte, anche se poi con le grandi del campionato vogliamo cercare di riprendere un cammino per quello che riguarda la classifica e le nostre e le soddisfazioni per il nostro pubblico. Sappiamo che incontriamo una squadra forte che come noi ha vinto 4 volte fuori casa, quindi è quella la concentrazione massima, non certo il passato. La gara verrà trasmessa in diretta su TVL a partire dalle 18 con un breve prepartita.